L'endometriosi è un disturbo che rende il ciclo mestruale veramente insopportabile, troppo doloroso da impedire lo svolgimento delle attività quotidiane, da impedire una normale vita di coppia, da diventare quasi un'ossessione per molte donne. La paura di avere l'endometriosi è sempre più diffusa per coloro che soffrono di dolore pelvico ed è spesso anche la diagnosi che è errata quando non si trovano altre soluzioni. Per approfondire meglio questa patologia si è tenuto un incontro nell'aula Leonardo Sciascia all'Università di Caltanissetta organizzata dall'APE, Associazione Progetto Endometriosi, portata avanti da Chiara Catalano, referente regionale APE, dove sono intervenuti medici ed esperti in materia. Sono una volontaria dell'associazione appunto Progetto Endometriosi APE, che è un'associazione nazionale che opera sul territorio nazionale da più di 17 anni e il nostro compito è proprio quello di informare e sensibilizzare sulla patologia. L'endometriosi è una patologia ancora troppo sommersa, molto insinuosa e devo dire invalidante e quindi noi organizziamo proprio questi eventi per far luce su questa malattia e dare consapevolezza a noi donne, soprattutto per spiegare quali sono realmente i sintomi e spero non per altre donne, ma un domani potersi riconoscere e quindi cercare di evitare una diagnosi tardiva che ancora purtroppo ad oggi c'è e va dagli 8 ai 10 anni. Come dire, parlare di una malattia sconosciuta, di una malattia che però purtroppo non è rara come noi pensavamo, perché tocca non meno del 10% della popolazione femminile, forse anche di più, perché molto spesso i sintomi non sono facilmente, come dire, riscontrabili e quindi ci sono anni in cui questa malattia non è neppure latente, esiste, ma non viene riconosciuta come tale. Abbiamo in questo senso fatto una legge alla Regione la scorsa legislatura, io sono stato il primo firmatario, ed è una legge che istituisce adesso due centri di riferimento in tutta la Sicilia, uno a Catania e uno a Palermo, affinché sull'argomento e quindi la stessa malattia possa essere impattata e riscontrata in modo più multidisciplinare e molto più efficiente di quanto non si facesse in passato. Questo messaggio di questo convegno sarà quello di informare con estrema chiarezza quelli che saranno i punti salienti che, prima di tutto, la diagnosi precoce, perché spesso c'è un ritardo della diagnosi insopportabile, a volte anche di anni. E poi l'altra cosa importante è vedere quale approccio bisogna seguire con la terapia, cioè non bisogna sempre operare, 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 bisogna anche trattarlo e stabilirlo con la donna e inserire in questo contesto i due elementi importanti, uno la fertilità e l'altro è il dolore, la gestione del dolore e quindi della sua qualità di vita.